Ciao! Ciao! Allah, la Akbamor! La Akbamor! Dai, io lo in matera. Pronto soccorso. Oh. Nel 1600 ha cambiato anche il nome, la Mater Domini si è chiamata Santo Spirito. Vedete sulla sinistra ci sono dei pezzi della facciata, dei resti della facciata di questa. Da dove siamo usciti io e tutti i questa chiesa, dovete sapere come tante altre chiese nei sassi, perché i sassi purtroppo hanno così un sovraffollamento, è aumentata tantissimo la popolazione. Questi dell'Ottocento, Settecento, tutti erano un po' così, tutti. Quando si rompevano, si agitava. Oggi non esiste più. Da noi, da non esiste più. In Italia ormai da tanto tempo c'è una società che è basata molto sul consumismo, nel senso che si getta, non si ricicla. Adesso si sta per recuperare. Attenzione, dentro c'è una macchina, abbiamo qua si chiama... Fermo un attimo solo. Qua che cosa vedi? Guarda bene. Che cos'è questo? Ah, una conchiglia. Che significa che questo, vi spiegavo, questo territorio milioni di anni fa è uscito dal mare. Non significa che il mare arrivasse qui, attenzione, ma quando scavavano, il materiale che veniva scavato veniva utilizzato per costruire. Ecco perché si trovano i fossili marini. I fossili marini ci testimoniano che questo territorio ha un'origine marina, milioni e milioni di anni fa questa terra è uscita dal mare. Andiamo alla faccia, a sinistra. Dito e moglie, patroni della città di Matera, ma la figura più importante della città di Matera è la Madonna della Bruna,
festeggiate il 2 luglio. Perché si chiama Bruna? Perché all'interno c'è un affresco che rappresenta la Madonna leggera. Pang mayaman yung kinakain mo eh, prutas. Pang mayaman yan. Bago ako kumain, hindi alam ko na. Kumakain muna ako ng prutas. Alam ko pang dinagtaya. Talaga hindi magagas ka cellphone mo, promise. Kala mo hindi na ba nila, kala mo i-delete lang nila yaw. Kasi pa may nag-iipot ko. Masakit na, masakit kasi siyempre. Thank you.
casa dove lavoravamo faceva avanti e indietro, avanti e indietro, ok? L'acqua! Non aprire che dopo si bulla tu, portala dentro, lo sai? Dentro, troppo dentro. Ma non lo so. Canta, no? Sì. Canalizzata nelle cisterne, oppure andavano a capovolgere le tegole, sempre per la raccolta delle acque piovane. E vi faccio notare un'altra cosa, i tetti delle case facevano da strada quelle di sopra, le case erano una sopra l'altra, era questa una caratteristica della città di Matera, della città antica di Matera, dei sassi di Matera, ok? Adesso prendiamo questa strada, non ci sono scale, arriveremo fin sopra e andiamo, ritorniamo di nuovo nella città barocca, e poi da quella piazza dove arriveremo, un po' più avanti c'è piazza Vittorio Veneto dove è iniziato il nostro tour, ok? Prego. Come state? Mga turista!